amici di maridacaterini.it, siamo con Lorenza Indovina, che appunto è nel cast di Prima che la notte, film dedicato alla figura di Pippo Fava. Lei è la moglie di Pippo. Ci può dare un po' qualche il tratti salienti del suo personaggio? Beh, la moglie di Pippo Fava è una donna che io ho ammirato fin dalle prime pagine della sceneggiatura. È una donna profondamente innamorata del marito, viene tradita ripetutamente dal marito, ma nonostante questo è una donna che lo continua a amare e a rispettare e a dargli quel senso di famiglia che dà forza a Pippo Fava. Lei sarà quella anche che lo aiuterà nell'apertura del suo nuovo giornale. Non è mai stata una donna che ha usato la vendetta come arma di riscatto rispetto a questa situazione di separazione tra di loro. Fino alla fine è stata una donna, una vera compagna, una donna che è stata profondamente anziana. E questa cosa io la trovo meravigliosa, assolutamente moderna per quei tempi e ancora molto rara. Questo 2018 è stato per lei televisivamente molto ricco, insomma, la vedremo appunto con Prima che la notte e poi al momento è su Sky Atlantic con Il Miracolo, che è una serie che tra i suoi registi c'è qualcuno che lei conosce molto bene. Sì, abbastanza. Ecco, com'è stato lavorare per la prima volta con suo marito e soprattutto che sensazioni ha avuto, visto che appunto Nicola Maniti ha il debutto come regista? Ma guarda, mi sono trovata di fronte un grandissimo regista, non me l'aspettavo, ma era veramente sicuro di sé, aveva le idee chiare, e in quel momento non era mio marito, era veramente un regista con il quale lavoravo. L'unica differenza sicuramente è che, conoscendomi molto bene, sapeva come lavorare su di me per tirarmi fuori delle cose piuttosto che delle altre di cui aveva bisogno per il personaggio. Il clima era assolutamente un clima familiare in generale, con tutti, con gli attori, con tutti quanti, quindi è stata veramente una bellissima esperienza. Ecco, tornando a ritroso, poi c'è stata anche Arrivata la felicità, insomma un personaggio verace quello che lei ha interpretato, anche se la fiction purtroppo non ha avuto il successo sperato, insomma ha avuto cambi di palinsesto, cambi proprio di giorni. Come se lo spiega, secondo le cose che non è andato? Ma non ne ho idea, veramente sono rimasta anch'io stupita. Ho trovato la serie molto carina, fatta molto bene, gli attori tutti molto bravi, forse ha fatto un po' paura il tema, però anche lì era affrontata con leggerezza il tumore del personaggio della Pandolfi, quindi insomma mi auguravo che, come dire, anzi potesse dare speranza a chi magari sta vivendo quel problema o che lo vive come una paura, cioè non ho assolutamente idea del perché. Delle volte sono strane alchimie, sono magari un giorno di programmazione sbagliato oppure no, insomma certe volte veramente non si capisce, però io so, perché in molti mi fermano, che molti la vedono anche pure su replay, cioè che magari non la vedono ogni giorno nella messa in onda, però poi la recuperano. Ormai secondo me l'Auditel è un po' come dire, vecchio per i tempi, perché comunque la visione di un programma non è mai ormai solo durante la serata di programmazione, ma spesso viene visto anche nei giorni successivi. Quindi adesso dire che Arrivata la felicità è andata male, forse per il giorno di programmazione sì. Mi domando se magari invece, calcolando le visualizzazioni anche fatte successivamente su replay, si ha lo stesso risultato, non lo so. Dove la vedremo prossimamente? Prossimamente la vedremo questa ragazza in una serie che si chiama I topi, per la regia, la scrittura e l'interpretazione di Antonio Albanese. È una serie molto divertente, della storia di un latitante che vive chiuso in casa con la propria famiglia. Io interpreto la moglie di Antonio Albanese, e per girare nella città, essendo un latitante, usa dei funicoli per raggiungere, è una specie di Sopranos di casa nostra. Quale emittente? Su Rai 3. Ok, quindi per la prossima stagione televisiva. All'autunno. Okay.